Allora, buongiorno, buonasera da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, e dall'ingegner Kowalski. Io ci provo a parlare di questo nuovo apparato della CEGU, spero che la pronuncia sia corretta. L'X-Ray 6100, apparato in HF, tutte le bande HF più i 6 metri, 50 MHz, apparato compatto, eccetera. Allora, io non ho la presunzione di fare una disamina completa dello strumento, ci mancherebbe. Se voi guardate su YouTube ce ne sono qualche decina di video che analizzano a fondo l'RTX, tutti i comandi, tutto quello che è possibile fare con l'apparato. Comunque ne parliamo, ma l'apparato vediamo di farlo vedere. Scusate. Ok. Tolgo il microfono. È questo. Allora, molto compatto. C'è della sostanza, case in alluminio, i comandi mi sono sembrati robusti, premetto che sono 24 ore che lo sto utilizzando e l'ho utilizzato bene, bene sotto sforzo. Mi sembrano robusti, intuitivo nell'uso perché sono riuscito ad accenderlo, usarlo, andare in trasmissione senza leggere il manuale. Alcuni aspetti sarebbe meglio darci un'occhiata sul manuale. Esteticamente, come ho detto, case in alluminio, protezione in gomma sugli spigoli, e per quanto riguarda l'aspetto, l'unica cosa che lo trovo come punto negativo è il connettore per l'antenna, un BNC. Avrei preferito un PL, capisco che per questioni di spazio un BNC è più piccolo e ci sta meglio. Su questo lato abbiamo anche l'alimentazione, sull'altro lato abbiamo il connettore del microfono, l'SD card e questa è bella. I connettori USB tipo C, se non ricordo male, tasto per il CW, so neanche cos'è, e il connettore per un amplificatore, anche quello fa a gara col CW per sapere cos'è. La potenza dell'apparato è data, tra virgolette, fino a 10 watt. Ci arriva a 10 watt, però bisogna rispettare alcune regole. Nel complesso è molto intuitivo nell'uso, veramente semplice. Il VFO di discrete maschie dimensioni ha una risposta maschia. Non è un qualcosa che tu sfiori e lui viaggia, e un selettore, questo qua in basso se non ricordo male, ok, sì, per operare sul menu e a seconda di come si imposta il menu per operare su alcuni parametri del menu, che so, due esempi al volo, la potenza, oppure se nel momento in cui è in alimentazione per la ricarica delle batterie o l'alimentazione dell'apparato. La manopola superiore invece volume, squelch e il guadagno in radiofrequenza. Sostanzialmente molto semplice. Bello questa funzione qui, i piedini per tenerli in una posizione inclinata e poterlo usare più comodamente. Ha delle funzioni che io non userò mai, l'FT8, non lo so, non mi interessa, cioè no, quello non è fare radio per me, adesso si scateneranno, ma per me quello non è radio, se io lascio la radio lì e poi lei fa il QSO, i QSO gli ha fatti la radio, mica li ho fatti io.
al decoder per il CW, quello potrebbe essere utile a volte, senti dei beacon, ovviamente se sei ignorante come una capra, come il sottoscritto, e non sai il CW, almeno capisci che bellino è. Ha la chiamata in automatico, finalmente risparmierò un po' di voce. Ha il microfono amplificato, anche lì risparmierò un po' di voce. Finirò di fare una giornata in sota con il mal di gola, non perché sono stato in montagna al freddo, no, perché ho passato 2 ore a urlare come un matto. E quindi alcuni aspetti positivi. Ah, in più ha il registratore di tutti quei SEO che fai. Può essere qualcosa di interessante, sempre con la porta dell'SD card. Quindi direi un qualcosa di interessante. C'è la possibilità di collegare un mouse o una tastiera, quindi se uno CW non lo sai, usi la tastiera e mi sembra una cosa un po' barata. Ci sono alcune funzioni che l'ho notato io, ma l'hanno notato ben prima di me, youtuber, colleghi OEM americani. Ad esempio, dovrebbe avere il collegamento Wi-Fi e Bluetooth. Io non l'ho trovato, non l'hanno trovato neanche loro. Non mi ricordo il nominativo, però poi lo metterò in descrizione. Qualcuno che ci è riuscito, ma ha hackerato il sistema operativo. Ah, non l'ho detto, il sistema operativo è Linux. Ha hackerato il sistema operativo, ha attivato il Wi-Fi e il Bluetooth. Cosa importante, appena arriva l'apparato si può usare, però è consigliabile fare un primissimo aggiornamento del firmware. È una cosa molto semplice, anche per questo metterò in descrizione il link di un collega OEM americano che l'ha spiegato da Dio, proprio anche senza sapere una parola d'inglese ci si arriva. Servono conoscenze di base di informatica, una chiavetta SD da più di 4 giga. Si scarica il firmware nuovo, si formatta la chiavetta SD come sistema di avvio e via che si parte. Quindi io direi che invece di parlare tanto, l'accendiamo e vediamo cosa combina. Resta ad accenderla e questo è semplicissimo. Allora, si preme il bottone di accensione fino a che non compare il logo della ditta. Un attimo che carica tutto il software, eccetera. È pronto. Allora, si può impostare la data dell'apparato, può essere utile, insomma, senza dover continuamente guardare l'orologio mentre si fa l'attivazione o attività radio, ed è indicata in questa posizione. Ok. Sulla destra abbiamo il voltaggio della batteria. La batteria entrocontenuta ha un voltaggio a piena carica di 8,1-8,2 volts. E l'autonomia, per quello che l'ho provata io, le 2 ore le passi. Al di sotto dei 7,4 volts la radio entra in protezione. Prima inizia non trasmettendo più, impedendo la trasmissione, poi si spegne. Questo per la protezione delle celle lipo. A grande schermo, qui abbiamo indicato la frequenza e poi la rappresentazione dello spettro di frequenza. Con questa manopola, questa qui, posso operare sul volume e quindi alzo il volume, abbasso il volume, eccetera. Cliccando sulla manopola passo al livello di squelch, oppure cliccando nuovamente la manopola guadagno l'RF gain. Riclicco nuovamente, ritorno al volume. Quindi molto semplice. Con questa manopolina, a seconda di come imposto il menu, comando alcuni parametri. Faccio due esempi veloci. Che so, nel momento in cui la radio è alimentata esternamente, se posso decidere se alimentare la radio e bloccare la ricarica, alimentare la radio e autorizzare anche la ricarica delle batterie. In questo momento è impostata sulla potenza e vedo che la potenza varia da 0,1 watt fino a 5 watt.
E qui c'è il primo inghippo. Vabbè, sono cinesi. Però se tu mi dici che la radio può fare 5 watt alimentata batterie introcontenute, come compare nel display, zio Mucca, io mi aspetto 5 watt. Poi leggendo il manuale con attenzione, nelle specifiche, i 5 watt, se io imposto 5 watt, me li fornisce solo se ho un'alimentazione esterna da 13,8 volts. Se non ho quell'alimentazione lì, non mi fornisce 5 watt, me ne fornisce 2,5. Quindi tutti i QSO che ho fatto ieri pensando di operare a 5 watt, in realtà operavo a 2 volte e mezzo. Va bene. I 10 watt nel momento in cui lei è alimentata a pile introcontenute non vanno. Se lo alimento con una batteria esterna e non è 13,8, non arrivo a 10 watt, mi fermo un pochettino prima. Ad esempio, io utilizzo questa qui, il voltaggio è 12,7-12,8 e viaggia intorno agli 8 watt, più che sufficienti, proprio se uno dice voglio passare i 5 watt per arrivare al corrispondente. Allora, i comandi principali interessanti sono questi. Allora, il tasto siglato come Delta Foxtrot November è il filtraggio sul rumore, l'NR e l'NB. Molto semplice, clicco sul tastino che so, NR, il primo tastino a sinistra. Lo attivo, NB lo attivo e poi posso specificare gli altri parametri di questi due sistemi di filtraggio sul rumore. Lo disattivo e lo disattivo che non li voglio. Ok. L'apparato è dotato di un accordatore d'antenna entrocontenuto. Sui tasti superiori ho un comando ATU. Cliccandolo una volta per almeno 2 secondi entra in accordo sulla frequenza che sto operando. Al momento utilizzo una IAGE due elementi per i 40 metri già perfettamente accordata perché io sono uno di quei malati che se non ho ROS 1 a 1 non queta e quindi l'accordatore non mi serve praticamente a niente in questo momento. Però c'è. E magari in portatile operando su una verticale multibanda e senza dover tribolare troppo per cercare sulla bobina di accordo la posizione corretta, può essere utile. Per quelli come me che lavorano solo su una frequenza e hanno l'antenna accordata su quella frequenza, bato belin sui scheggi. Zulu 4 Victor Quebec Sierra QRP. Roger, qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, operatore Alessandro, potenza 2 watt, 2 watt e mezzo al momento. Il mio QTH Borgo Valditari in provincia di Parma, locator Juliet November 44 Victor Lima, a te il cambio Italia 4, Italia Papa X-Ray. Anche gli auguri, visto che tra poco
Alessandro, non mi ricordo di averti mai collegato, non lo so se tu mi hai collegato o no. Io sto andando con il 991, l'antenna è la potenza è quella della radio, l'antenna è un dipolo, qui nella mia casa. Bene, a te Alessandro, ripeto 4, Vittor, qua del Sierra, qui Italia 4, Italia Papa, Xilofona, prego. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, QRP. Thank you, my friend. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, QRP. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, QRP. Allora, ok, un paio di QSO fatti, pare che in Italia almeno uno fuori dall'Italia, Regno Unito, Golf Zero, Juliet, Eco, Italia, LES, sì, funziona. La problematica più grande è quella che è per quanto riguarda l'alimentazione. L'alimentazione entrocontenuta, io più di un'ora non sono riuscito a usarlo. Vero che le batterie hanno bisogno di alcuni cicli di carica per dare il 100% di prestazioni, però più di un'ora non fa. La matematica non è un'opinione. Se la batteria è 3000 A e la radio consuma 2 A, non si possono mica fare i miracoli. Una fonte di alimentazione esterna in barretto P penso che sia il minimo, non sia un problema. Soprattutto le batterie lipo che hanno dei pesi ridicoli. Questa penso che sia intorno ai 2 etti scarse. Ok. Tutto lì. Indispensabile fare l'aggiornamento del firmware per non avere letture strane sul display. L'analizzatore SWR è molto sensibile perché agli estremi di banda, seppur l'antenna è tarata 1 a 1 a 7100, avvicinandomi a 7160 ho ROS 1.12, tollerabile, assolutamente non è un problema, però lo strumento me lo indicava e quindi ha un certo grado di attendibilità. A me piace chi accorda in isofrequenza, complimenti. E quindi, a parte quel problema lì della questione di alimentazione, va bene. Se io metto a confronto l'apparato con l'FT817, questo, beh, siamo su due pianeti differenti, anche se come fascia di prezzo si equivalgono. Diciamo che l'X6100 ha cose che l'FT817 non ha, e viceversa. Molto più classico questo, molto esteticamente e strutturalmente molto più adatto all'uso barrato P, almeno per l'esperienza che ne ho io. Oppure con un altro cinesino, che questo è veramente minimalista, il Kilo November Quebec 7 Alpha. Questo, no, mettiamolo dritto, ok, e questo non ha niente, non è neanche l'interruttore di accensione, cammini in frequenza come una lepre, ma man mano che si scalda si sposta, questo è il vero QRP minimal, però diciamo che ha funzioni molto interessanti questo apparato. Ora, io grossi difetti nel corso di questa seppur breve prova condotta in QTH
Non ne ho trovate. L'unica è una cosa che mi ha preoccupato, ma mi ha dato un po' di sollievo la controprova. Ieri sera, mentre lo provavo in 40 metri, verso le 21:30, 22, su tutta la banda dei 40 metri ascoltavo Radio Cine Internazionale. E ho detto, no, santo Dio, cioè è proprio quando ti succedono queste cose qua, è proprio da parato scaccio di penultima, ultima categoria. Mi sono un po' confortato quando anche lì con l'R71 mi faceva lo stesso scherzo. Quindi il problema non è dell'apparato radio, ma è di quei cinesi che, vabbè, esagerano un pochettino forse. Niente, io sono contento. Direi che è un apparato da tenere, da comprare. Questa è la parte 1 di 2 della prova. È un apparato barato P, quindi va usato in portatile e bisogna verificare come funziona in portatile. E soprattutto voglio vedere se ho un problema io personale sulla batteria di questo apparato o se effettivamente la batteria fa quello che può. Propendo per la seconda, perché 3000 mAh, un assorbimento di 2 ampere rotti. Vediamo un po' nelle specifiche quant'è la batteria, se lo trovo. Vediamo un po'. Allora, ah no, attenzione. Allora, consumo in trasmissione 3 ampere. Quindi se la batteria è 3 ampere, teoricamente è un'ora. Vabbè, e consumo in ricezione 330 mA, 0,3 ampere circa. E nei parametri dell'apparato viene sempre ripetuto quello che ho detto all'inizio, cioè i 10 watt di potenza massima in banda laterale CW-FM si hanno solo con 13,8 volts di alimentazione. È questo l'aspetto fondamentale. Sono contento, bel apparato. La ricezione è fantastica. Ah, la ricezione di questo messa a confronto con l'FT817 non c'è paragone. Assolutamente non c'è paragone, questo è veramente buono. Quindi 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra e dall'ingegnere Kowalski. Ci sentiamo in radio.